RSC Radio Studio Centrale. Dario Greco, benvenuto in salotto. Buonasera. Che contento, buonasera. Dario. Sì, sono felice, questo è il mio mondo, quindi. Certo, lo so che è un po' il tuo mondo. Il tuo mondo intanto perché sei un musicista. Sì. Ma poi questo divano è così comodo, di questo salotto. È ospitale, ospitale. Ci piace ospitare gente, dico sempre, che racconta delle belle storie. Tu sei un bravo narratore. Grazie. Non lo so, se me lo dici io. Secondo me sì, perché non è difficile da capirlo ascoltando il tuo disco, che ci hai messo dentro molto di te e che hai avuto voglia di raccontare e condividere delle storie che ti appartengono, ma nelle quali la gente si può identificare, perché poi la grande magia della musica è quella, no? Questo è quello che ci si augura quando si dice qualcosa, quando si scrive qualcosa, quando la si canta. È bellissimo. Cioè, l'ambizione è arrivare alla gente, perché magari dici delle cose toccando anche degli aspetti della loro vita privata, delle loro storie, della loro sofferenza. Quando tocchi certi punti, certi nervi scoperti, ecco, la gente salta in aria e dice: ma guarda, è successo anche a me questa cosa. L'ho vissuta anch'io. Esatto. E magari non ho saputo spiegarla, raccontarla in quel modo lì, o non ho avuto modo di farlo in maniera così plateale. Quindi quando c'è qualcuno che canta la tua gioia, il tuo dolore, il tuo entusiasmo, la tua emozione, tu ti ci rivedi e ti ci attacchi tipo una medusa. Questo succede a noi che fruiamo la musica in maniera quasi fisica, no? Perché sai, chi ama poi la musica e ci va a fondo. Esatto. Quando ascoltiamo le canzoni, noi che amiamo la musica veramente facciamo questo, ci andiamo proprio a fondo, no? Sì. A proposito, ma le meduse si attaccano? Le meduse fanno anche un po' male. Meglio utilizzare altre bestie. Sì, ci sto pensando, diciamo, adesso. Poi tu dici andare a fondo come le meduse, è lì veramente hashtag medusa, appunto, scatta inevitabilmente. Esatto. Senti Dario, tu hai presentato questo disco da poco e fra l'altro l'hai fatto in coincidenza con il tuo compleanno. Si guarda un po' le coincidenze della vita. Hai pensato allora, di farti un regalo e di fare un regalo. Esatto, devi sapere, cara Antonella, che io gioco molto con il 17, che è il mio numero da sempre. Sì. Tra l'altro è il giorno del mio compleanno. Sì. E da circa una ventina d'anni, quando posso, riesco a organizzare un concerto, un evento, un qualcosa di significativo per la data del mio compleanno. Cioè, così eviti di fare la festa, in sostanza. Bravissima. Questa è la spiegazione proprio immediata e netta. Perché io invito gli amici, ma non c'è festa. La festa mia, scusami, è suonare, cantare. È una festa reale, io mi permetto di dire che invece quella è la vera festa di Dario, perché tu condividi ciò che di più prezioso e importante hai nella tua vita, che è la musica. Solo che in realtà, per come si intendono le feste oggi, io sono l'unico assente, perché io sono lì che suono, non sto in mezzo agli amici, per cui è un po' complicata. È un po' anomala come situazione. Solo che lo faccio da sempre e anche quest'anno ci sono riuscito con grande gioia. Però quest'anno è stato speciale. Allora, diciamo che è stata una festa di compleanno che è durata un anno, perché il 17 marzo del 2017. Perché le gravidanze di Dario, a differenza delle donne, non durano 9 mesi, ma 12! Brava! Il 17 marzo 2017 abbiamo pubblicato il primo singolo, che è quello che poi dà il nome all'album, si chiama Libero ed è il brano di apertura di tutta questa bellissima storia. E, a distanza di un anno esatto, 17 marzo 2018, abbiamo pubblicato l'album con conseguente serata, per cui doppia occasione per festeggiare, doppia emozione, doppia adrenalina, doppio tutto. E a questo punto io, che avevo pensato di cominciare con Marte, scusami, a questo punto però io cambio tutti i giochi in tavola e cominciamo proprio col Libero. L'ho capito dal tuo occhietto che avevi cambiato idea. Perché a questo punto noi partiamo proprio dalla traccia che apre il disco e che dà il titolo al disco, che è appunto Libero. Yes. Potete capire perché, ma ce lo spiegherà meglio fra poco Dario Greco su RSC. Agosto è giunta l'alba ormai, profumi che conosco sono già le 6, ho voglia di andare via, ma poi non vado mai. La scogliera è libera, io viaggio come un treno, sorrido dallo specchio, adesso il cielo è più sereno. Sono i miei
sento un uomo libero e forte più che mai. Lunedì di agosto, il sole alto ormai, rimango un po' nascosto tra i pensieri miei. Ho spento che il telefono, tanto non chiami mai. Sento un uomo libero e forte più che mai. Ah, mi sento un uomo libero e forte più che mai. La verità fa male solamente se nasconde una bugia. Sembrava una follia, ma no, non è così. Ho fatto bene a insistere, adesso più che mai. Ai, ai, ho fatto bene a insistere, adesso più che mai. Se penso che a mia madre non ho dedicato neanche una poesia, lei mi ha insegnato che chissà più vale oggi, io dico la mia, per questo sono qua, mi sento un uomo libero. Disco di Dario Greco, fra l'altro è felicissimo, cioè sentire la sua canzone in radio lo rende gioioso. Che goduria! Soddisfazione. Guarda, posso rubarti un secondo, certo, per salutare Antonio Quinci, anche perché ascoltando questa canzone lui capirà cosa sto per intendere. È la prima persona che mi viene in mente è lui, anche perché poi Antonio Quinci è il direttore produttore artistico, scusami, sì, dell'album, che ha sudato giorni e notti insieme a me per fare uscire poi questo piccolo nostro scrigno prezioso. E quindi l'album si apre proprio con le sue batterie. Bravo. Lui sa bene a cosa mi riferisco, perché ne abbiamo passate tante. È stato un anno e mezzo sofferto, sudato, ma anche di grande gioia, di grande emozione. Per cui lo saluto, Antonio, che è una grande spalla, è un grande amico. Antonio, ti saluto pure io, perché vai. Cioè io lo vedo che ne parla con entusiasmo, eh sì, reale. Eh sì. Poi quando esce un disco di un artista, sai, c'è veramente. Noi abbiamo parlato così scherzosamente di una gestazione di un anno, eh sì, ma in realtà è vero, è così. Intanto si scrive. Tutto parte dalla scrittura, chiaro. Magari risale anche a più tempo prima. Chiaro. Raccogli le idee, raccogli così le sensazioni, gli input che ti arrivano, ma poi soprattutto, riordini. Scusami, soprattutto fai anche una scelta, una cernita delle cose che sono realmente credibili, quelle che magari inizialmente ti sembrano tali e poi non si rivelano allo stesso altezza. E poi quest'album, io parlando anche con molti amici, viene fuori il fatto che è un po' un greatest hits, nel senso che ci sono 10 brani, ma non sono tutti composti in questo anno e mezzo. Ecco, no, anzi, perché questo, infatti, volevo che spiegassi proprio questo. Esatto. Il tuo cammino nel mondo della musica non è che è iniziato ieri. Ho le scarpe logore. Ecco, diciamo che è iniziato così, l'altro ieri. Esatto. Ma dura veramente da, posso dire, 20 anni? 26 esattamente. 26. Il 7 agosto. Abbiamo una cosa in comune, vedi? Non solo l'anno di nascita. E non solo l'età. Cioè 26 anni. Certo, naturalmente. Li portiamo malissimo questi 26 anni. Però, no, in realtà questi 26 anni in cui non hai mai smesso di portare avanti una cosa che è una grande passione, per me lo è la radio, per te lo è la musica. So bene cosa significa farlo spesso contro le avversità, perché molti ti dicono strada facendo, ma chi te lo fa fare, ma lascia perdere. Ma soprattutto, sì, la domanda storica. Vai, è, lo so, scusa Antonella, ma esattamente di lavoro cosa fai? Cosa fai? Sì, questo, cioè, qual è il tuo, sì, lavoro? Sì, questa è una domanda che e lì tu, conosco. E lì tu sei così
Vorresti dirgli, okay. Ma io te l'ho appena detto, ma cosa? No, niente. Ma questo rende più divertente tutto. Sì. Soprattutto quando poi noi siamo consapevoli del fatto che magari per molti può sembrare una bellissima passione, tutto quello che vuoi, ma noi lo viviamo come un lavoro, quindi appunto non è tanto l'etichetta quella che importa. Il punto è la serietà, la professionalità, la dedizione con la esatto. quale si fanno le cose. Esatto. Poi ovviamente sono gli altri che devono riconoscere tutto questo, mi sembra ovvio. C'è qualcuno che lo riconosce ed è Sonia che scrive, ha mandato proprio un messaggio al 333-477-2239. Ci tengo a lasciare il mio saluto a Dario che ho avuto la fortuna di conoscere molti anni fa. L'ho sempre stimato come grande artista sul palco e persona meravigliosa nella vita. Grande Sonia. Una grande sensibilità come pochi. Gli auguro di avere tutto il successo che merita. Grazie Sonia. Bellino. Grazie Sonia, lei è una delle persone che mi riempie di maggiore affetto e lo fa in tutti i modi conosciuti dall'uomo. Ma fra l'altro ecco, potete seguire Dario Greco sì. su Facebook, perché anche se diciamo è del 77 come me, che cos'è questa? Usa anche lui la tecnologia, no? Perché sì, sta facendo la diretta Facebook. Saluta, ciao con a la tutti, manina. Ciao, eccola, ciao. Eccola lì, no, perché è importante essere anche sui social, così potete contattarlo, seguire tutto quello che fa, essere messi al corrente anche dei concerti, dei live. Brava. Perché è la cosa più importante, poi andare a vedere gli artisti dal vivo. E a proposito, esatto. fra poco noi rientriamo e un pezzo dal vivo lo farai qui a Radio Aha. Studio Centrale. Io non vedo l'ora, quindi restate lì perché Dario Greco sta per esibirsi, fra un po' tirerà fuori la sua magica chitarra, quindi restate in salotto. La voce di Charlie Puth su RSC Radio Studio Centrale, sono già le 18:30. Oggi pomeriggio in salotto è passato a trovarci Dario Greco. Io ho dato per scontato che la gente sappia che tu sei di Catania, in realtà non abbiamo neanche parlato di questo. È vero, non lo sa nessuno, forse lo sanno, ma non lo sanno, Tu sei un cantautore catanese. Yes. Fra l'altro, appunto, in attività da molti anni, hai, diciamo, vissuto varie vicissitudini musicali, esatto. hai diverse vite musicali. Beh, però questo è sempre un vantaggio, perché sì. poter raccogliere esperienze ti permette di diversificare e poi di scegliere la tua strada. Sì, interessante, ci penserò. Ragazzi, Dario è terribile, ve lo dico. È un po' complicato da gestire, anche perché è un mio ex collega radiofonico, quindi in genere con questa brutta gente, in questa brutta stirpe di radiofonici, bisogna fare attenzione. Io ho studiato sulle tue dirette. Sì, certo. Eccolo. Ma chi ci deve credere, scusami. Dal libro secondo Antonella. Certo, ragazzi, l'ospite sta prendendo per i fondelli la padrona di casa. Assolutamente. Sappiatelo. Assolutamente. È molto grave questa cosa. Assolutamente non vero. Dario, invece io, come sai, insomma, ci siamo sentiti diverse volte in questo sì. periodo e gli ho detto, Dario, ma non è che porti per caso la chitarra? Eh già. E quindi, come facevo a dirti di no? No, ma anche perché, scusate, io vi dico questo. Quando io chiedo agli artisti di portare la chitarra, mi capita spesso che mi si dica, no, però poi devo cantare dal vivo. Scusami, sei un cantante, non ho capito. Perché ci sono anche quelli che non hanno voglia di esibirsi live in radio, hanno paura. Allora, non ti nascondo la mia emozione nel farlo. Ma questa è una cosa bella, però. Una cosa bella, ma non ci deve essere preoccupazione quanto l'emozione nel esatto. fare una cosa che però ti appartiene. Quindi se non la fai. Ma quella ti assicuro che l'emozione ce l'ho. Cioè, che dopo 26 anni, io adesso in questo momento le farfalle qua le sento che si bella muovono. Cosa. Però, sì, che bella cosa. No, è bello. Però sì. Tu pensi che io quando tipo salgo su un palco e devo presentare una serata, non c'ho pure l'ansia, non ti crede. So. Non ci crede nessuno, ma di fatto è così. Dario, prendi quella chitarra. Ah, così? Per favore, dai. Sì, vai? Sì. Fra l'altro, ecco, vai. Noi abbiamo, aperto con il pezzo che apre per l'appunto l'album, che dà il titolo all'album. Sì. Mi sembra chiaro il significato. Cioè, di libero? Sta scritto. Se dobbiamo. Non è un concept album il tuo, in realtà, però c'è il concetto di libertà in tutte le tracce. Sì, infatti ogni tanto mi piace chiamarlo anche concept album, perché proprio la libertà si respira in tutte le. Oh, non volevo contraddire. No, ma casa. È vero. In realtà. Non ho ragione, me lo devi dire. È un po' così, nel senso che in tutte le tracce si respira la mia idea di libertà, espressa nei termini personali.
personali nella prima traccia, ma poi si parla di libertà di amare, certo, libertà di essere amati, libertà di mandare al diavolo qualcuno, c'è anche giusto, quello, libertà di essere felici ed esprimerlo con una canzone, quindi è un concept album. Alla fine, vedi, mi ha contraddetta alla fine. No, stavo dicendo. Ah, è giusto, che... è vero. Comunque il concetto di libertà è presente, è vero in tutte le canzoni. Guarda, se abbassi la base io ti faccio la musichetta intermedia, così. Ecco, scusate, così scatta l'arpeggio, ma soprattutto io adesso taccio, perché ovviamente tocca a te. Dario Greco canta su Radio Studio Centrale proprio la canzone che si intitola Tu. Così diversa e uguale tu, come la rabbia e il sale tu, un sentimento che ti sfiora ma non tocca mai tu, come una cattedrale tu, tramonto senza il mare tu, gioia di vivere negli occhi tuoi non basta mai. Giorni come ore, anni da passare, soltanto tu non passi mai. Sorriso che traspare, qualcosa che non muore, qualcosa che non cambia mai. Tu, donna da conquistare tu, rimedio ad un dolore tu, un cuore senza uguale, uguale a un cuore che non hai tu. Diluvia universale tu, come in rabbia il sole tu, un sentimento che ti sfiora ma non tocca mai. Giorni come ore, anni da passare, soltanto tu non cambi mai. Sorriso che traspare, qualcosa che non muore, qualcosa che non cambia mai, ma tu non cambi mai, ai, ai, tu non cambi mai. Traspare qualcosa che non muore, qualcosa che non cambia mai, ma tu non cambi mai. Dario, e adesso però ricoveratemi. E adesso però ricoveratemi. Che è successo? Che è successo? Che sono una persona in si emozione io. Cioè, la musica la sento proprio. Dal vivo è ancora più bella, Ma che bella notizia che mi stai che dando. Bella cosa. Tu, io la voglio vedere però dal vivo, tipo in un locale, perché mi sono persa la presentazione del disco di Dario Greco. Non mi hai invitata. Non va bene. Non mi hai invitata, quindi. Non mi hai invitata. Ci conoscevamo, quindi devo recuperare con un prossimo concerto, perché bella storia. Grazie. Anche perché qui abbiamo ascoltato chiaramente la versione acustica, poi il live, anche se devo dire che una canzone come questa in acustico rende perfettamente il senso, no? Funziona molto bene la canzone. Sì. Voi restate lì, perché noi continuiamo a fare un po' di musica con Dario Greco, stiamo raccontando Libero e lo stiamo raccontando principalmente attraverso la musica, perché a me piace parlare della musica, ma mi piace di più ascoltarla e farla ascoltare, quindi restate lì. È un nome che
che tutto un programma, abbiamo avuto modo di conoscerli già lo scorso anno e devo dire che Kat ci sta tenendo molto molto bene. Sono le 18:46 minuti, questo è il salotto di Radio Studio Centrale. Oggi pomeriggio ho avuto il piacere di ospitare, sto avendo il piacere di fare una chiacchierata con Dario Greco, che il 18 Eccolo. Di marzo ha presentato il suo nuovo disco e so che veramente c'è dentro tutto, proprio il suo sangue, ecco. Yes. Lo puoi ben dire, c'è proprio il mio sangue, cioè, nel vero senso della parola. Nel vero senso della parola. Ma non avevo altri modi per farlo un album, nel senso, o ci metti tutto me stesso. Guarda che poi la gente se ne accorge. Sì. La gente sembra messa lì nello schermino del telefono che sì. ti mette il like. Sì. Ma si accorge se la prendi in giro. Si accorge se c'è qualcosa. Sì, bravo, ma. Ma c'è sempre quel ma. Invece esatto. no. Invece no, quindi o ci metti il sangue, o se no. Più che altro perché il sangue è verità. Brava, questo è il brava. Punto. Nel caso specifico mi sento fortunato, perché metterci il sangue per me non è stato un sacrificio, è stato veramente spontaneo, è stato naturale. Quindi se sono riuscito a creare un album con dentro tutta la mia vita, tutto il mio essere, profondamente un essere umano con tutte le sue sfaccettature belle e brutte del caso, e ce ne sono tante, sia belle ma soprattutto brutte, se sono riuscito a farlo questo, cioè se tu tra le mani tieni un qualcosa che ti sa di umano, io ho vinto. Poi magari la musica che faccio, certo, può piacere o non piacere, non piacere, però può, cioè dice, tu hai detto qualcosa di vero intanto a te stesso principalmente, che questo è il punto, cioè l'autenticità è principalmente con noi stessi, sì. di conseguenza lo è con gli altri, però questo esatto. è un meccanismo, sai, che sono tempi un po' complicati, diciamo che la finta spontaneità che passa per tale sta vincendo un po' a mani basse, però io sono fiduciosa sul lungo termine, sì. per cui sì, siamo sì, qui, sì, noi sì. siamo qui, sì, aspettiamo. Non ne abbiamo fretta. No, infatti. Senti, infatti senza fretta noi adesso facciamo un'immersione nel disco hit della settimana, poi Vai. Però mi piacerebbe ascoltare un altro ultimo pezzo, però dal vivo. Va bene. Se posso fare questa richiesta. Va bene. E soprattutto con l'auspicio di vederti prossimamente live, che di questo ancora ora, non abbiamo parlato. Poi ti dico anche un paio di cosine, quelle giuste. Attenzione, così. Le segni nel calendarietto. Esatto, no, vado a prendere subito l'agenda. Voi restate lì. Oh, Dario sta già, come potete sentire, si sveglia la sua chitarrina in sottofondo. Sto scaldando i motori. Sta scaldando i motori perché fra pochissimo ci saluteremo con un'altra canzone, però era difficile stabilire quale, perché vi ho già spiegato che di queste 10 tracce me ne piacciono 10, non so se ce ne sono troppe, sono tutte belle. No, fra l'altro ho scritto 10 capolavori, dai Antonella, diciamolo, vai. Io non mi sbilancio così neanche con Niccolò Fabi, che è il mio artista preferito. Ah, abbiamo un'altra cosa in comune. Niccolò Fabi? Sì. No, vabbè. Lascia stare, perché io se ci penso ancora mi sento male all'intervista di Niccolò Fabi, è una cosa incredibile. Però no, stavo per dire che in effetti non ho parlato di una traccia che chiude l'album e ti dà una bella sberla in faccia. Ullala. Grazie comunque, non si fanno queste cose. Ma guarda, per così poco, insomma. No. L'album di Dario si chiude con Davanti c'ho mari, che è una canzone che proprio ti prende allo stomaco, te lo strapazza e ti strapazza anche un po' il cuore. È veramente molto bella. Sono molto contento. Molto bella. Però questa sarebbe stata impossibile da fare con la chitarra, quella canzone va fatta col pianoforte. Brava. Non c'è storia. Brava. E quindi io ero indecisa fra Marte e Regalami una rosa. Ullala. E quindi lascio scegliere. Guarda, all'autore. Sono due piezze core entrambe, nel senso che capirai bene che per me la scelta è difficile, ma diciamo che vorrei avvantaggiarti di quello che probabilmente sarà il prossimo singolo dell'album. Ah, però sì, bene. Sì, un'anteprima mondiale, direi. Hai capito? Cioè, ragazzi, solo per il salotto di RSC. La felicità, esatto, di avere un programma che mi permette di fare queste cose. Regalami una rosa? Esattamente. Su Radio Studio Centrale? C'è Dario Greco? Io sono pronta. Regalami una rosa, le parlerò di te. Profumerà di sposa, aroma di caffè. Regalami una rosa, trasformala se vuoi. Donale un colore che non appassisca mai. Regalami un pensiero che mi avvicini a Dio.
andremo in cima al mondo se ti fidi, guido io. Regalami un pensiero, metti tu la fantasia. Diventerò il tuo mago e tu sarai la mia magia. E sarà semplice sbagliare, ci vuole un attimo a cadere. Serve impegno a costruire, è più difficile volare. Ma cosa importa questo, già lo sai, lo sai. Regalami la notte, separa luce e oblio. Dimentica le stelle, quelle te le porto io. Regalami un miracolo che abbia gli occhi tuoi. Il più bel regalo che tu possa farmi mai. E sarà semplice sbagliare, ci vuole un attimo a cadere. Serve impegno a costruire, ma è più difficile volare. Ma cosa importa questo, già lo sai. E sarà semplice sbagliare, ci vuole un attimo a cadere. Serve impegno a costruire, ma è più difficile volare. Ma cosa importa questo, già lo sai. Regalami una rosa, le parlerò di te. Profumerà di sposa, aroma di caffè. Regalami una rosa, trasformala se vuoi. Donale un colore che non appassisca mai. Regalami una rosa, yes. Dario Greco su Radio Studio Centrale in salotto live con la sua chitarra che è stato costretto a portare, però non se l'è fatto dire due volte, no, tanto, no. Assolutamente. Dario, grazie. Ma grazie a te. Veramente, io so che la tua musica la stai portando in giro, sì. il tuo disco lo stai portando in giro nei, sì, negozi di dischi. Brava. Ci terrei a dire questa cosa perché il negozio di dischi è quasi in via d'estinzione. Esatto. E quelli che portano avanti questa cosa da veri appassionati, e la persona della quale mi hai parlato a Catania lo fa con grande passione, sì, da una vita, sì. Sta per ospitarti in un certo senso. Sì, sì, allora questo riguarda una delle cose più belle che sto per fare, cioè un mini tour mio personale nei negozi di dischi, quelli all'antica, quelli dove si respira ancora l'odore dei compact disc, delle cassette, dei vinili che ormai sono tornati anche un po' di moda. Sì, sì, sì. Quindi sto per partire il 3 maggio, avrò un appuntamento importantissimo per me a Milano, l'Open di Milano. Anzi, voglio salutare Cordio, una mia, diciamo, un corrispondente umano, professionale, un amico, un piezzecore. Col quale hai collaborato? Col quale ho collaborato anche all'interno dell'album, e che mi sta dando anche una mano a entrare in questa metropoli così ambita e così bella come appunto quella di Milano. Per cui il 3 maggio partiamo da lì, sarò con Antonio Quinci che mi sosterrà al basso in quell'occasione. Poi saremo anche a Catania il 20 maggio, se volete segnarla. 20 maggio, la data. Okay. E saremo in Piazza Sesicoro, se mi permetti. Certo, no, lo puoi dire, anche perché parlavamo proprio del mitico Riva, che veramente fa un'opera di resistenza attiva, peraltro. Esatto. Poi ci sono dei contatti che ancora non voglio svelare perché sono delle date da sistemare. Per quest'estate, esattamente, che mi vedranno protagonista anche al centro Italia, per cui rimanete attivi, rimanete in ascolto. Seguite Dario Greco su Facebook, su Instagram, bravissima, dove volete, e soprattutto sostenete la sua musica perché è veramente molto bravo. Libero il tuo disco, grazie, sì, per essere passato dal salotto. Ma abbiamo già finito? Sì, è passata un'ora. Ma non erano 7 le ore di diretta? 7 ore di diretta, vuoi fare morire gli ascoltatori più che me. Io ce la faccio a fare 7 ore. Non è una maratona questa, non è? No, la maratona la facciamo un'altra volta. Okay, la maratona la facciamo domenica con Teletone. Anzi, brava, se vuoi passare, brava, ci puoi dare una mano, assolutamente. Con piacere. Dario, grazie ancora e alla prossima.